Monte Corvino, Pavella, Monte Corvino, Pavella, Monte Corvino, Pavella, Monte Corvino, Pavella, questo è il mio paese. Come è possibile? Faccio inculare dalla Lazio! Ma che ci avete in testa? Dopo il primo gol, a livello mentale, vi siete crollati! Il primo gol, sapete quanto è passato di minuti? Volete saperlo? È passato solo due fottutissimi minuti! E dopo quel gol, mentalmente, avete giocato una bella partita, per carità, pure nel primo tempo, avete pure cercato il gol dell'uno pari che non è mai avvenuto, ma psicologicamente, mentalmente, vi siete crollati! Che poi, nel secondo gol, mi è venuta la diarrea! Perché c'è stata la doppietta di Correa! Io non lo so! Non lo so! Ma Correa dove è stato finora? Che finora Correa non ha fatto altro che cagare! Prima! E adesso bello e buono fa la doppietta! Ma quando mai? Io mi aspettavo che segnava, che ne so, Immobile. Io mi aspettavo da lui. Mi aspettavo che lui che ci segnava. E invece no, segna Correa. E a me mi è venuta la diarrea. Io non lo so. Io non mi capacito in certe situazioni. Dopo il terzo gol ho chiuso la partita. Non mi interessa più un cazzo. Ormai la Champions League è andata via. Ipocrisia, portami via. Io non lo so. Ma poi dico io una cosa. Che cazzo andate a fare contro Rossano solo perché nel secondo gol doveva essere annullato? È inutile che fate queste polemiche. È inutile. Perché anche se è vero che nel secondo gol fatto da Correa doveva essere annullato per via di un fallo contro Çalhanoğlu, e su questo sono anche d'accordo. Ragazzi, è inutile, perché sono episodi che possono accadere. E in ogni caso, mo, dato o non dato quel gol, rimane sempre che tutta la squadra del Milan ha fatto cagare! Rimane sempre quello! E non cambiava la situazione! Ma lo vedete la Lazio che come giocava? Ma l'avete visto? Ma io non lo so, ma perché dovete sempre attaccare sugli episodi dell'arbitro? Perché? Ma guardate almeno la squadra avversaria come giocava. Che tanto anche se tu l'avessi tolto, non avresti risolto la situazione. Sai perché? Perché il Milan ha fatto cacare! Mentre la Lazio no! E io da sportivo gli voglio dare anche un applauso. Complimenti alla Lazio. Complimenti. Quindi se vai in Champions League io sono contento, perché se lo meritano. Poi una di quelle delusioni, oltre a questa sconfitta qua, mi associo anche Ibrahimovic e Donnarumma. Lo so che Ibrahimovic è assente nella partita, ma ultimamente si è detto che Ibrahimovic rischia la squalifica per via delle scommesse. Guarda, io spero che non sia vero questa cosa. Io spero di no, perché se fosse vera questa cosa qua, caro Ibra, tu mi deludi.
Già hai fatto il casino contro Lukaku. Ti sei preso una multa e Mbappé ci sta. Poi adesso, vabbè, ti sei infortunato, ti posso anche capire. Poi hai fatto un'altra, diciamo, scemenza con un abito Maresca. E là ti do ragione. Ma adesso ti vai a fare le scommesse. Che questa è una violazione del calcio. Ma possibile? Possibile anche tu, Ibra? Ti prego. Noi abbiamo già i problemi. E tu adesso ne crei ancora un'altra peggiore. Io spero che ti dado solo la muta o una squalifica di una sola giornata. Io spero solo questo. Perché c'è la possibilità che Ibrahimovic non potrà più partecipare in nessuna competizione del calcio. Io non vorrei questo. Io non vorrei questo. Io non vorrei questo perché noi oggi abbiamo già dei problemi. Adesso Ibrahimovic ne combina un'altra pesante. Cioè io lo so, solo questo ci mancava. Solo questo ci mancava. L'altro invece, Donnarumma, si dice su Sky Sport, si dice che Donnarumma richiede 12 milioni euro all'anno e quindi non è allora Minoraiola che rompe le scatole, no, è proprio Donnarumma che vuole quei soldi. E allora tu mi vuoi farmi credere che tu vuoi solo i soldi e vuoi solo la Champions League? Solo questo? Eh? E poi dici, ma io amo il Milan, io non me ne vado da qua. Ma intanto tu a Milan stai cercando solo soldi! Solo soldi stai cercando! Già stai facendo solo cagare ultimamente! E sei preso quei 3 gol, è anche colpa tua oltre ai tuoi compagni! Neanche questo ci pensi. Che poi, dopo la partita, ti sei messo anche a ridere davanti a Rena. Ma che cazzo mi ridi? Che cazzo mi ridi? Che cazzo mi ridi? Che cazzo mi ridi? Ridimi sta ceppa! Ridimi sta ceppa! Perché non se ne può più. Non se ne può più. Ormai si è capita la situazione. Cioè, a noi ci mancano ancora 5 giornate. Non sappiamo ancora se andiamo in Champions o meno. Tu che fai? Vuoi costringere a Milan a farti rinnovare il contratto? Ok, io ci sto. Però a 12 milioni di euro all'anno, in quanto in Milan non se lo può permettere. Ma io non lo so. Allora sei un mercenario. Sei un mercenario. Sei un mercenario. Ragazzi, non mi venite a dire che anche Ibrahimovic è mercenario solo perché c'ha Minoraiola. Non è così. Non è così. La storiella di Ibrahimovic, che è vero che dalla Juve è passata all'Inter, poi dall'Inter al Milan dopo il Barcellona. Ragazzi, non è così. Cambiare squadra non è da mercenari. Il mercenario è colui che vuole solo più soldi. E quella è la cosa. Quella è la cosa. È vero che Ibrahimovic si prende 7 milioni di euro all'anno. Ok, ci sta anche. Poi dall'altro, il rinnovo che ha appena fatto Ibrahimovic, cioè non è che ha chiesto 10-15 milioni di euro all'anno, in quanto appena non se lo poteva permettere. Anzi, Ibrahimovic ha accettato di rinnovare il contratto con lo stesso stipendio che prende adesso. E quindi io non me la sento di dire che è un mercenario. Anzi, non lo è affatto. Nella vecchia società in cui giocava Ibrahimovic negli anni d'oro del nostro Milan, in quanto c'era anche Thiago Silva, c'era, a quei tempi, Ibrahimovic a quei tempi voleva rimanere a Milan, ma è la società che l'ha venduto, la società l'ha venduto, non era Ibrahimovic che se voleva andare via. E io vi giuro, quell'anno lì, non l'avrei venduto, avrei trovato altri giocatori, ma non Ibrahimovic e Thiago Silva. Perché se noi avevamo vinto lo scudetto, dobbiamo ringraziare loro due, Ibrahimovic e Thiago Silva. A quei tempi. Quindi io adesso, sapete perché vado contro Donnarumma? Perché chiede 12 milioni di euro all'anno e Mina non se lo poteva permettere. Poi va anche a dire, ma io amo il Mina. Se tu amavi il Milan al 100%, come dici tu? Tu il contratto con il Milan l'avessi fermato ad occhi chiusi, non avessi guardato nemmeno quanti soldi dava. Io al tuo posto mi sarei preso anche molto meno di te. Ma non perché sono scarso di te. Anche se in questo momento non sto più giocando a pallone per via della pandemia. Io al tuo posto.
mi sarei detto, no, ne voglio prendere più poco perché non voglio creare problemi alla società. Io questo avrei fatto al tuo posto. Questo avrei fatto. E questo è amare Milan. Non tu che richiedi più soldi e Champions League. Vuoi avere più soldi? Vuoi avere la Champions League? Vattene a Manchester United. Vattene a Paris Saint Germain oppure alla Juventus. Vattene. Non ti voglio più vedere. Preferisco Tarusano in porta. Tarusano in porta. Almeno lui è umile confronto a te. Che tu già hai fatto la schifezza che ti ha richiesto al Milan di essere rinnovato 6 milioni all'anno. 6 milioni all'anno più un altro milioncino a tuo fratello che non ne vale manco una cippa. Oh, io non lo so. Io vi giuro, ragazzi, quando giocherò a FIFA 21, quando ritornerò a fare le live, perché non lo so, e mi scuso ancora una volta che io non mi posso fare le live, ma c'ho problemi di connessione ultimamente. Io vi giuro, a FIFA 21, vi giuro sul Padre Pio, da Gesù Cristo, da Dio, vi giuro, toglierò Donnarumma tra i pali, perché questa storia mi ha schifato. Mi ha schifato. E per ora io concludo qua questo video. La prossima partita abbiamo il Benevento. E spero una vittoria, perché se andiamo a perdere con questi scappati di casa, siamo peggio di prima. E con questo concludo qua questo video. Lasciate un bel like su questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Dal fenomenale è tutto. Sempre forza Mila, né la gioia né il dolore. Ci vediamo, raga. Monegovino, novella, 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 Monegovino.